Questa struttura che, come hai ben detto, è anche una possibilità importante di alloggiare a Milano a un costo contenuto per dei ragazzi, anche che magari vengono da fuori o anche dall'estero, però crea un problema direi drammatico per i residenti, perché comunque il livello di emissioni per la notte e a orari impensabili rimane comunque elevato, perché il rumore antropico di questa gente che chiacchiera, che giustamente beve anche qualcosa, diventa insopportabile per i residenti, e addirittura, come vedrete anche in qualche filmato, di fatto a una certa ora la via non è più carrabile, perché la quantità di gente che c'è in strada, immaginate che rumore fa tutta questa gente, impedisce il passaggio delle macchine. Perché, come vediamo da queste immagini che sono state fatte dai cittadini, e quindi non si cura tanto la qualità quanto la sostanza che vi stiamo mostrando, il problema non è tanto in coloro che decidono di dormire in questo ostello, ma dal fatto che questo ostello di notte si trasforma in un locale notturno. Beh, di fatto sì, cioè è comunque un esercizio aperto al pubblico con somministrazione di bevande, che essendo a due passi da una zona di movida così importante come le colonne di San Lorenzo, e avendo la possibilità e la fortuna di poter offrire dei prezzi anche che sono probabilmente più accessibili di quelli delle stesse bevande qualche centinaia di metri più in là, di fatto attira tantissimi utenti, il che di per sé è, come dicevamo prima, positivo, se non fosse altro che questi utenti poi non si riesce a gestirli, creano un rumore insopportabile fino a orari pazzeschi e bloccano il traffico, come dicevo, che non sarà un gran traffico perché è il traffico dell'ora della notte, però una via che è aperta al traffico tale deve rimanere tutto il tempo. Poi tra l'altro qui ci sono palazzi, condomini, c'è un albergo, ci sono persone che secondo me, al pari di diverse puntate che abbiamo realizzato sui Navigli, però lì la questione è già differente, comunque al pari di quella gente sono persone che vorrebbero semplicemente dormire, no? Invece qui abbiamo a che fare con un locale, ripeto, onde evitare che qualcuno dica qualcosa che non va. Noi siamo contenti che esistano ostelli, punti di ritrovo, che esistano luoghi dove i giovani milanesi possano stare liberamente in maniera sana, però dobbiamo anche non dimenticare coloro che ci vivono e che ci abitano, è così? Assolutamente sì, cioè nessuno vuole una città dormitorio. Però bisogna contemperare il diritto dei giovani a divertirsi col diritto dei proprietari delle abitazioni ad avere il riposo, che poi è fondamentale per la salute.